Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo appuntamento, sempre sulla carriera di WWE 2K19. La settimana scorsa cosa è successo? È successo che, ovviamente nell'episodio precedente, la settimana scorsa per quanto riguarda la carriera, è successo che avevamo il match contro Bobby Roode, Kevin Owens e Sami Zayn sono venuti a, a metterci i bastoni in mezzo alle ruote perché hanno messo KO Bobby Roode. E avevamo il match contro Kevin Owens. Kevin Owens lo stavamo battendo. Subito c'è stata una rissa. E poi c'è stato un match 2 contro 2. Quindi noi contro Bobby Roode, contro Kevin Owens e Sami Zayn. E abbiamo vinto noi con Bobby Roode. Scusate. Adesso vediamo cosa ci diranno tutti i personaggi. Vi farò vedere solo i dialoghi più importanti. E vedremo cosa succederà. So che siamo in tanti a pensare di aver diritto a un match per gli Stati Uniti, ma io me lo merito sicuramente più di tutti. Ma di che parli? Hai già avuto il match che volevi, ti sei dimenticato? Tecnicamente quel match l'ha combattuto un certo Cyber Mascherato, non Sami Zayn. Sai che ti dico, non hai tutti i torti, ti nomino ufficialmente contendente numero uno. Davvero? Sì, contendente numero uno per il titolo di pazzoide che non avrai mai, che non avrà mai in ogni match che vuole. Ok. Quindi già si è sbloccato il match secondario contro Sami Zayn. Che andremo a fare? Vediamo cosa ci dice Bobby Roode ormai. C'è nessun altro che vorrebbe provare a vincere il titolo prima di me? Kevin Owens, Sami, il custode, la toccatrice, Tom Phillips. Non temere, avrai il tuo rematch prima o poi. Prima o poi? L'avrei dovuto avere settimane fa e mi è stato rubato. Lo voglio stasera. Adesso c'è il Rusev come match secondario. Ci sono due match secondari e poi uno di possiamo andare al ring. Io voglio intanto. Vorrei. Intanto fare il match contro Sami Zayn. Non riesco a credere che tu non mi abbia scelto come primo sfidante al titolo. Davvero, eppure mi pareva di averti detto che non ti avrei mai preso in considerazione. Se hai deciso di negarmi la possibilità di riempirti di botte sul ring, forse dovrei approfittarne dell'occasione ora. Quindi abbiamo sempre la scelta: fare rissa con Sami Zayn oppure risolvere la situazione diplomaticamente. No, facciamo rissa con Sami Zayn. Sei sicuro di non avere altro da fare? Certo che ne sono sicuro di cosa farli. Ma ultimamente ti ho visto molto occupato a perdere match, indossare cappelli da scena e baciare le chiappe di Kevin Owens. E adesso partirà il nostro match. Ovviamente nello spogliatoio contro Sami Zayn. Da quello che ho capito, quindi ce ne dovrebbe essere un altro contro Rusev. Però non ho capito bene perché ci dovremmo prendere con Rusev. Ancora non so il perché. Comunque, il match è partito adesso. Io direi sempre di, come vedete in basso, lui ha un payback diverso dal nostro, cioè quello di fingersi svenuto. Soprattutto questo serve ovviamente mentre si è sul ring, perché appunto ci si finge svenuto, così si fa un contrattacco automatico. In ogni caso, io vado sempre qua, prendo la mia bella sedia e iniziamo a suonare un po'. Perfetto. Io però vorrei utilizzare questo tavolo. Vorrei anche utilizzare questo tavolo. Vediamo se riusciamo. No. Io voglio rompere questo tavolo, non ho questo, diciamo, obiettivo. Però ovviamente non è semplice. Sono sempre lottatori di un certo livello. Non siamo sempre con gli ultimi arrivati. Colpo a vuoto, perfetto. Allora, la mossa speciale già l'abbiamo fatta. Io voglio vedere, voglio provare sempre con questo tavolo. Ok, se adesso io ti faccio. No, non me l'hai fatta fare. He's known for.
Allora, se c'è un match secondario anche contro Rusev, io poi andrei anche un po' più in là rispetto a questo backstage, così vi faccio vedere anche le stanze che ci sono dall'altra parte. Ovviamente ci sono molte più stanze, c'è anche la sala del catering, la sala del parcheggio, che sono carine da vedere, e ci sono diverse cose che si possono anche fare lì. Allora, vediamo se mi fa fare, sì, se me la fa rifare, perché intanto non ha contrattacchi al momento, e abbiamo vinto questa rissa del backstage. Ci vediamo direttamente nel menu con Rusev, vediamo cosa dice anche Rusev. Eccoci qua, ragazzi, vediamo cosa ci dice Rusev. Che ne dici, dato che è il Rusev Day, di organizzare un bel match fuori onda quando finisce la puntata di SmackDown? Accettiamo la sfida o rifiutiamo la sfida? Accettiamo la sfida. Sarebbe per me un grande onore celebrare il Rusev Day dandoti una bella lezione di fronte al solo pubblico dell'arena. Ci vediamo dopo il mio match per gli Stati Uniti. Ok. Non stancarti troppo, sconfiggermi durante il Rusev Day non sarà facile. Vedremo. Quindi, andiamo direttamente nel ring. Ok, ragazzi, c'è direttamente il match contro Rusev. Cioè, non me l'aspettavo, perché ovviamente avevo detto che era dopo la difesa, quindi non mi aspettavo questa difesa subito, questo match subito. Ok, credo sia ovviamente un match normale questo qua, non un match con chissà che cosa. Rusev è un po' duro da battere, ovviamente. È una bestia, certo, non è come Sami Zayn, ovviamente, quindi è una cosa totalmente diversa. Ci stiamo facendo abbastanza male, ragazzi, per essere Rusev ci stiamo facendo abbastanza danno, dai. Ovviamente Aiden English è sempre il solito che cerca di farci confondere, ovviamente. Già ci è riuscito a farsi fare a farci subire una mossa da Rusev. Ha preso una sedia e l'ha lanciata nel ring. Questa è una cosa che di solito non succedeva nel 2018. Cioè nel capitolo precedente, scusate. E adesso ha anche una mossa finale, attenzione. Rusev ha anche una mossa finale. Vediamo se riusciamo a fargli la mossa speciale noi intanto. E cercare di chiudere il match prima di lui. L'arbitro ha tolto la sedia. Aiden English ha ok, allora la mossa finale ce l'ha tolta, ovviamente l'ha contrattaccata, infatti lui ha ricevuto una mossa speciale. Nel frattempo Aiden English stava distraendo l'arbitro, così anche se noi facevamo il conteggio, lo schienamento non andava a buon fine. Ci ha fatto la mossa finale, ma noi siamo usciti. Ha due mosse finali, dobbiamo uscire dal ring. Allora, ragazzi, sta succedendo di tutto. Io sto facendo la mossa finale che non mi ha fatto fare, ok? Nel frattempo Aiden English stava togliendo la protezione nell'angolo e l'arbitro l'ha rimessa. È dura combattere con Rusev, questa non ci voleva. Se riusciamo a uscire fuori dal ring sarebbe una buona cosa. Ok,
fatti fare questa mossa e usciamo un po'. Usciamo un po', perché la situazione sta diventando un po' brutta. Cerchiamo di recuperare un po'. Ragazzi, forse ci siamo, Stavo rischiando io di finire fuori, perché eravamo già a 9 ed io ero l'unico fuori. Adesso vediamo se si fa fare sta bene. Non se l'è fatta fare di nuovo. E però quanto devo fare io altro? Mi sa che questa la perdiamo, ragazzi. Ho paura che questa la perdiamo. Ok ragazzi, come avevo detto, ovviamente ho perso. Ovviamente ero a tanto così. È stato un match che stavo quasi per vincere. Però ovviamente è stata dura. Era per il me, era per... Rusev leads the way and route to victory here tonight. Hey, this isn't just about going out there and making sure everybody's... Allora ragazzi, Shane McMahon ci ha mandato un messaggio. Ottima idea quella di lanciare una sfida aperta per il WWE titolo degli Stati Uniti, cioè. Ma adesso ci manca un primo sfidante al titolo. A parte Sami, mi sembrano tutti validi, ma il campione se tu preferisci Rude o Kevin Owens? Allora, io direi che Bobby Roode se lo merita di più rispetto a Kevin Owens. Vediamo. Il primo sfidante è sicuramente Roode. Non ha ancora avuto la sua occasione dopo il fantomatico incidente della settimana scorsa. Perfetto, stasera quindi affronterai Bobby Roode per il tuo titolo. In bocca al lupo. Ragazzi, io direi che per questo episodio può essere anche tutto. Ci vediamo al prossimo, dove affronteremo Bobby Roode.